Marco, tira. Potremmo essere protagonisti di qualsiasi film. Tornerò io, tornerai, tu cambieranno. Amici di Cena Con, buonasera, ben ritrovati. Questa sera siamo tornati al Brigantino di Pescara. Siamo in compagnia di Frank Canutè. Ciao Frank, ciao, buonasera. Grazie per aver accettato il nostro invito per raccontare la tua storia, la tua carriera. Sei giovanissimo, domani compi 20 anni? Sì, esatto. E non facciamo gli auguri in anticipo, però sottolineiamo che sei giovanissimo e sottolineiamo che già hai una bella carriera alle spalle, perché in Italia Juventus, Ascoli e Pescara. Sì. Quanto sei contento? Vabbè, sono soddisfatto, dai, fino adesso non me l'aspettavo manco questi, tipo, che passano in fretta questi anni, però sono molto contento, spero anche di andare un po' più avanti. Frank Canutè, 20 anni, sei arrivato in Italia 3 anni fa, se non ricordo male. 3 anni e mezzo. 3 anni e mezzo fa, però Frank Canutè da dove arriva? Dal Senegal. Frank Canutè arriva dal Senegal e quando hai iniziato con questa passione che ora è diventato un lavoro? Dai, da piccolo, perché mio papà aveva la scuola calcio lì in Senegal, quindi la mattina andavo a scuola e al pomeriggio mi portava lui a giocare con la sua scuola calcio. È stato sempre il mio sogno, infatti quando mi sono diplomato 16 anni e mezzo fa, poi ho smesso di andare a scuola e ho detto mamma dai, adesso devo solo giocare calcio. Infatti sai le mamme... Avevi 16 anni e mezzo? Sì, quando sono diplomato. Okay, poi ho smesso. Poi la mamma, sai, lì di calcio non è che non capiscono tanto. Per 2 mesi non avevo manco parlato perché volevo che continuavo le scuole. Beh no, questo ce lo devi raccontare bene, però tu volevi a 16 anni e mezzo, quando hai finito la scuola, volevi fare il calciatore, mamma invece diceva no. Non era d'accordo. Beh, com'è andata? Raccontaci. Niente, perché dopo che ne sono diplomato, lei non mi vuole più parlare, perché gli ho detto mamma adesso non ce lo faccio più, devo solo giocare calcio, perché è stato sempre il mio sogno da piccolo. Poi lei mi ha detto, no, devi solo studiare. Poi io ho preso le mie bagagli, sono andato da mio zio che stava in capitale e per 2 anni, 1 anno e mezzo, stavo da lui. Quindi la mattina andavo sempre a giocare calcio così. E niente, la mamma quando ha iniziato a capire un po' di cose, che le cose iniziano a cambiare un po'. Adesso è contenta? Adesso è contentissima, infatti. Adesso è contentissima? Sì, ti seguono da giù? Sì, molto. Ti seguono da giù. Però hai detto che dal tuo paese sei andato via e sei andato nella capitale. Lì con chi giocavi? Lì giocavo con una scuola calcio, un ex giocatore della nazionale che è una scuola calcio lì grande, quindi andavo sempre a giocare da loro. E lì chi era il tuo, quando eri piccolino, il tuo calciatore preferito in Italia? Chi guardavi? In Italia mi piaceva Zidane, quando stava alla Juve. Quindi ti favi per la Juventus? Sì. E invece nel mondo il tuo riferimento, il tuo idolo? Vieira. Patrick Vieira. Patrick Vieira. Hai scelto giocatori importanti. Sì. Poi dici un po', quando... Tanto vedo che stai guardando con un occhio particolarmente attento questi piatti, un altro po' e poi li andremo a provare qui al ristorante Il Brigantino di Pescara. Dicevo, poi è arrivata, come è arrivata questa chiamata dall'Italia? Dove eri quando è arrivata la telefonata? Stavo a casa mia perché c'era un procuratore che è venuto a vedere un altro giocatore, però quella partita lì avevamo un amichevole, giocavamo noi e io sono entrato in secondo tempo. Ho fatto solo 10 minuti, ma mi ha tirato fuori, mi fa tu ti devo portare in Italia con me, così è successo. E tu hai detto subito di sì? No, non capivo, ho detto no, ti porto a casa mia, parli con i miei, poi se mettevi d'accordo io ci sto. E così è andata. E così sì, ormai. Beh, dai, allora dici questo viaggio, sei partito subito con il procuratore? No, dopo un mese, perché ci voleva un po' di tempo per fare i passaporti, l'invito della società, tutto. Poi dopo 1 mese e mezzo sono venuto qua. Sei venuto in Italia e sei andato alla Juventus? No. No. Prima mi allenavo perché già da subito non potevo giocare, mi allenavo con una squadra di eccellenza che sta in Toscana, Pietrasanta si chiama. Pietrasanta? E quanti anni avevi, te lo ricordi? 16. 16 anni? 16, sì, quasi 17. E lì quindi natura... subito, dopo che ti eri diplomato, le litigate con mamma, un attimo e sei venuto in Italia, esatto, diciamo così. Esatto, sì, sì, sì. E poi l'allenatore lì era Cristiano Zanetti, ex Juve. Sì. Lì mi voleva bene, capito? Infatti stavo sempre da loro e già non potevo giocare. Infatti ho fatto un po' di provini, Torino, Livorno, Empoli, Carpi. E poi sono andato, mi ha chiamato il Napoli, sono andato lì, ho fatto 2 settimane con la prima squadra. E poi da lì è venuta la chiamata della Juve e sono andato alla Juve. Insomma, quando eri a Napoli e ti hai chiamato la Juve, che cosa hai pensato? La Juve è la squadra più importante d'Italia? Sì, infatti non ci ho manco pensato 2 volte a scegliere la Juve.
E sei andato a Torino? Subito. Sei arrivato a Torino, il mondo bianconero, che ambiente hai trovato a Torino? È tutto una cosa nuova, qui con il freddo che non ero manco abituato. La prima persona che mi ha insegnato tanto è Fabio Grosso, mio allenatore, che l'ho avuto per 2 anni alla Sai Juve. Sai che è di Pescara? Sì, Fabio. Sì, lo so. Sì, sì, mi ha aiutato tantissimo, infatti mi voglio un bene enorme. Chi c'era in quella squadra primavera? Con chi hai giocato? Clemenza, Rilola. È vero che Clemenza potrebbe venire a Pescara a gennaio? Sì, ci sono un po' di voci, però... Non l'hai sentito tu? No, l'ho sentito, è un po' che non sentiamo. Oh. Con chi quindi? Clemenza, Rirola, poi qualche altro giocatore con cui hai legato? Muratore, Beruatto, quasi tutti, c'è un bel rapporto con tutti i giocatori. Subito centrocampista centrale? Sì. Sei venuto in Italia subito con quell'impostazione? No, giocavo come mezzala, infatti, prima. Con Zanetti? Sì, con Zanetti. Però Grosso, quando mi ha visto, mi fa, no, devi giocare solo... Davanti alla difesa. E ogni tanto mi fa anche difensore centrale, se manca qualcuno. L'anno scorso poi, con il Pescara di Zeman, è arrivata la chiamata dei biancazzurri. Hai accettato subito? Ti ricordi un po' quell'estate? Sì, sì, se mi ricordo. Infatti ho firmato con il Pescara gli ultimi ore della chiusura del mercato. Non ci ho manco pensato anche 2 volte perché mi sono informato anche prima che Pescara è un piazzo forte per i giovani. Quindi anche l'allenatore era uno bravo, con i giocatori forti, infatti non ci ho manco pensato 2 volte di venire qua. Io ho un ricordo, Frank, dell'anno scorso, partita di Cremona, sì. Ultimo minuto, sul punto di battuta di un calcio di punizione, a sorpresa vai tu, tiri una vera e propria fucilata, la palla esce di 1 centimetro, poteva essere il gol del vantaggio. Ti ricordi? Esatto. Sì, mi ricordo bene. Dai, dici un po', perché noi abbiamo le immagini, perché Antonio D'Ottavio, che saluto, telecamera e montaggio, non gli sfugge nulla, quindi ti sta mandando in onda adesso proprio l'azione di Cremona. Sì, infatti mi ricordo bene. Va bene, c'era perché Gas c'era e lui che tira le posizioni, va bene. Quando l'ho visto era vicino, ho detto no, vai, ci provo io, perché ero sicuro che potevo metterlo dentro. Però alla fine, dai, l'ha parato il portiere. Sfiorata quel tanto male. Che basta per andare sopra la traversa. Eh sì. Poi com'è stata questa tua prima avventura con il Pescara? Come la giudichi l'anno scorso? Fino a gennaio? Positivo, dai. Solo che alla fine, all'inizio giocavo sempre. Poi, sai, infortuni, un po' di fode, mi hai fatto fuori per un po' di tempo. Però è stato positivo. Poi dai. Sei andato a gennaio Ascoli, all'Ascoli. Giusto. E lì io... Hai giocato con Luca Cremenza. Esatto. Hai visto? Sì, sì. E lì, dai, ho trovato anche un allenatore forte, bravo, e mi sono trovato bene con lui. Frank Canutè di settembre, prima di arrivare a Pescara, Frank Canutè di giugno, quando ha finito la sua prima esperienza lontano dalla primavera. Che giocatore è Frank Canutè adesso? Magari adesso sono più... ho più maturità rispetto a prima. So cose più... come si devono comportare i giocatori professionisti, tutte queste cose. Intanto, Frank, noi ringraziamo Domenico, il titolare del Brigantino, che ci sta aprendo la bottiglia, poi faremo il brindisi come consuetudine, sì, di A Cena Con. Quest'estate poi c'è successo qualcosa, perché dovevi tornare a Pescara, non si sa cosa è successo, sei andato ad Ascoli, ci puoi raccontare quest'estate? Che era successo? No, niente, stavo in Senegal perché avevo un po' di problemi, infatti avevo detto il presidente di darmi qualche giorno in più. Presidente Sebastiani? Sì, sì. Quindi non è vero che volevi andare là? No. Mi hanno cercato, però sai, sono del Pescara, quindi non ci devo manco parlare io, è la società che ci deve parlare tra di loro. Quindi non è vero nulla che... No, non è vero. Non è vero nulla. E quest'anno, prima dell'infortunio, a proposito, come stai con la spalla? Molto meglio, ho iniziato a toccare un po' di palloni e correre anche. Sei quasi pronto per tornare in campo. Esatto. Prima dell'infortunio, in questo centrocampo fantastico del Pescara con Gas, Brugman, Machine, Memushai, Melegoni, ti è ritagliato un posto importante, perché quando il mister voleva cambiare qualcosa, subito Frank Canutè davanti alla difesa e Gaston Brugman come mezzala. Poi peccato l'infortunio, perché comunque stavi crescendo molto. Esatto, sì. Vabbè, io mi sto cercando solo di allenarmi al meglio. Poi la domenica, il sabato, è il mister che decide la formazione. Però io tenendo sempre pronto a aiutare la squadra e anche i compagni. Gennaio resti a Pescara, sì? Sì. Vuoi restare fino alla fine, sì, a Pescara? Sì, voglio stare qua. Vedi, sì. In Senegal il calcio non è uno sport, diciamo, famoso come in Italia. Che cultura c'è del calcio lì nel paese tuo? Lì lo vivono, va bene. Non tipo come qua, però tutti i giocatori, tipo anche i bambini già da piccolo, hanno questo sogno per diventare calciatore, viaggiare in Europa, così, perché tutti si allenano ogni giorno.
anche non è facile, magari lì c'è i giocatori forti, però non è che tutti hanno la fortuna di viaggiare, di coprire un'altra cosa, però è il sogno dei giocatori. Paese tuo come si chiama? Ezeghen Short. Ecco, non lo ripeto perché non lo so fare con la pronuncia come lo fai tu, vi dico un'altra volta? Ezeghen Short. Ecco, sei partito che avevi 16 anni e mezzo dopo aver litigato con mamma perché voleva che studiassi, invece hai deciso di fare il calciatore, magari non ti conoscevano come giocatore. Esatto. Adesso che sei tornato quest'estate, quando sei stata alla Juventus al Pescara all'Ascoli, i bimbi, i ragazzi come ti hanno accolto? Tutti a casa, basta che sanno che sto a casa. Tutti, oh Frank è arrivato, Frank è arrivato. Infatti ogni anno che finisco il campionato compro tipo le maglie, le scarpe e tutto, li porto a tipo amici miei, i bimbi che hanno bisogno. Il sogno da grande di Frank Canutè? Vincere e andare a giocare delle squadre più forti. Qual e diventare uno dei più forti al mondo. Come Patrick Vieira e come Zinedine Zidane che sono i tuoi anche idoli. Più forte di loro. Anche più forte di loro, sì. Sei proprio ambizioso. Sei. Siamo quasi in chiusura perché vedo che tu vuoi assaggiare questa chitarrina Pianti, con gli scampi. Gli scampi, esatto, ti piace, quindi tra un po' l'assaggeremo. Ti chiedo però un'altra cosa. Quest'estate eri a Torino con la Juventus, perché tu sei della Juventus, sì. E a un certo punto è arrivato Cristiano Ronaldo. Insomma, che hai pensato in quel momento? Dai, io meno male, dai, ho anche la fortuna di beccarlo al G-Medical quando è arrivato a fare la visita, perché anche io mi sono fatto male, quindi stavo curando un po'. Poi, dai, sono visto una volta, però mi ha dato un'espressione che non te lo posso manco immaginare. Un altro giocatore della Juve che ti ha impressionato? Dybala. Tanto, eh? E Pjanic, sì. E invece a Pescara un giocatore che secondo te è fortissimo? Sono tutti forti i compagni di squadra. Gas. Brugman? Sì, sì. Allora, Frank, io ti ringrazio per questa piacevole chiacchierata con noi. Grazie noi a voi. Vi lasciamo, amici di A Cena Con, perché dobbiamo assaggiare questi splendidi piatti al ristorante Il Brigantino. Grazie ancora a Antonio D'Ottavio alla telecamera, riprese e montaggio curati come sempre nei minimi particolari. Ci vediamo martedì prossimo, stesso orario 21.45 su Rete 8 Sport. Grazie ancora. Grazie a Frank a voi. E Canutè. Ciao. Ciao, buona serata. La voglia di correre. Enrico, tira. Potremmo essere protagonisti di qualsiasi film. Tornerò.